Allora, scusate il ritardo che è dovuto al fatto che io avevo invitato, innanzitutto buonasera, a questa direzione che ha un monotematica su un punto specifico e direi anche, siccome immagino che le persone più impegnate nel congresso debbano anche chiudere le liste o consegnarle o mandarle, il mio invito è a tempi molto limitati, a partire da me. Però avevo chiesto, essendo all'ordine del giorno il punto delle elezioni, in Friuli Venezia Giulia, avevo chiesto al coordinatore del gruppo Santa Rossa di collegarsi, non ci riusciva, vediamo se si collega, se ce la fa, altrimenti andiamo avanti da soli. Allora, l'urgenza determina dal fatto che si vota all'inizio di aprile, non so se il 3 o il 4, una cosa del genere, e quindi c'è la necessità per le liste, come è quella della proposta mia e di Riccardo, delle liste, sì, credo che si voti il 4 e il 5 aprile, no, ho sbagliato, no, il 2 aprile forse, il 2 aprile. Bisogna raccogliere le firme e quindi c'è la necessità di avere una decisione in tempi molto precedenti alla presentazione delle liste, cosa che non era per le elezioni regionali perché c'era l'esenzione. Ora, la proposta per quel che riguarda le elezioni del Friuli Venezia Giulia è quella di una lista con anche il simbolo di Più Europa, diciamo così, terzo polo. C'era stato, vedo che Santa Rossa si è collegato, così mi correggerà se dico qualcosa di sbagliato Stefano, grazie per aver accettato l'invito a partecipare a questa direzione. La faccio semplice, il PD ha scelto anche lì, credo con un candidato peraltro molto dignitoso, ma ha scelto un'alleanza con il Movimento 5 Stelle e io, inutile che ripetiamo le stesse cose che in parte avevamo detto anche per la Regione Lombardia, dove pure c'era stato un dialogo molto importante e avanzato col PD sia a livello regionale lombardo che a livello nazionale. Questa scelta resta, a mio avviso, quella dell'alleanza col Movimento 5 Stelle, resta una scelta a cui che vede Più Europa estranea per definizione, nel senso che anche in questi giorni, perfino nella cosa di questi giorni parlamentari sul caso Cospito c'è un'ala sempre più ostentatamente giustizialista e manettara, l'ala del fatto per capirci, e poi una deriva populista in genere. Quindi io non credo che ci siano margini per una forza liberale come la nostra di avvicinarsi a quello. Così è stato in Lombardia e così in Friuli Venezia Giulia. Nel frattempo Azione e Italia Viva hanno chiesto disponibilità a candidarsi presidente ad Alessandro Maran. Alessandro Maran è una persona che io conosco molto bene, siamo stati insieme senatori eletti in scelta civica, lui viene dal PD, poi c'è anche pure rientrato, però è un riformista dell'area poi di Libertà Uguale dal PD e poi ha scelto una via autonoma, è certamente una persona di qualità, poi non so quale possa essere la sua proiezione in termini di popolarità e voti nell'ambito della sua regione, io questa non la conosco, certamente è una,
una candidatura di qualità e una persona molto attenta da sempre alle questioni internazionali con cui ho e credo quindi di poter dire abbiamo come Più Europa molta sintonia, sia per il tipo di attenzione che non è usuale, diciamo così, nei politici italiani, sia anche per le posizioni espresse. E quindi credo che nel caso del Friuli Venezia Giulia e delle prossime elezioni regionali, convergere sulla sua candidatura sia l'opzione, tra le opzioni in campo, l'opzione migliore, dimostrando, diciamo, ai malfidenti anche la continuità, per quel che riguarda Più Europa, di posizioni autonome, non scontate, senza nessun riflesso pavloviano. Quindi a Roma si sono create le condizioni per un'alleanza con PD e Terzo Polo, in Lombardia non si sono create le condizioni né per l'alleanza col PD che sceglieva i 5 Stelle, né tantomeno per l'alleanza del Terzo Polo con una candidata improbabile. L'altro giorno hanno litigato sui taxi, ma insomma, perché proprio gli è scappata la frizione, ma evidentemente Letizia Moratti, anche per gli innesti che ha fatto nella sua lista, come abbiamo detto l'altra volta, non è certamente un palatabile o plausibile come leader liberal-democratica. In questo caso si configura uno schema invece in cui in una regione dove credo che la stravittoria di Fedriga peraltro sia scontatissima, con un risultato immagino che supererà il 50%, insomma. E anche questo per appunto testimoniare la nostra, concretamente, il nostro profilo di forza liberal-democratica autonoma. Su questo, e chiudo poi rapidamente, come ho avuto modo di dire a Milano in quella convention che è stata convocata da un gruppo di persone che vorrebbe fare la costituente liberal-democratica, sapendo benissimo che però ci sono tre soggetti che costitutivamente, almeno Più Europa da sempre, appartengono in chiave europea a quell'area lì da sempre, che hanno insieme, rappresentano almeno il 10% dell'elettorato italiano. In quella sede si era discusso delle modalità. Io continuo a scommettere il mio centesimo su quello che ho detto anche a Milano e che ho sempre detto, che nell'ambito delle elezioni europee forse sarà possibile, io mi auguro che sia possibile, penso che Più Europa debba lavorare perché questo sia possibile, arrivare a una lista unitaria tra le forze che stanno in ambito europeo nella perimetro di Renew, quindi ALDE come noi, Partito Democratico Europeo, Macroniani eccetera, e quindi questo può essere anche un passaggio nella direzione di liste unitarie, liste che però sono liste, non sono il partito. Questo certamente non è per l'oggi, secondo me non sarà nemmeno per il domani, cioè da qui alle elezioni europee. E in questo contesto quindi la proposta è quella di mettere più Europa e basta, per capirci, in un simbolo in cui ci siano anche i simboli di Azione e Italia Viva e la scritta Calenda. Questo potrebbe, ovviamente sono elezioni che hanno
la caratteristica di essere elezioni su liste proporzionali, su liste con le preferenze, quindi non so, questo non è il terreno dove i partiti di opinione e i politici di opinione si muovono con maggior agio, diciamo, però la valutazione che abbiamo fatto anche con Stefano, a cui chiederei brevemente di intervenire, Stefano Santarossa, anche per dire se ho detto delle fesserie oppure no, credo che questo, anche sentendo quello che è la proposta che veniva da più Europa in Friuli Venezia Giulia, questa è la proposta che noi facciamo. Io chiederei, direi Riccardo, prima diamo magari la parola a Riccardo, dovrebbe essere connesso, magari la parola a Stefano Santarossa, poi a Riccardo, poi apriamo se è il caso a un breve giro di interventi e poi proporrei di prendere la decisione. Stefano, sei muto? Esaudio, ecco. Okay. Mi sentite? Sì. Bene, allora grazie intanto dell'invito. E la ricostruzione è fedele di quanto è successo, anche perché ci siamo tenuti in contatto via via, sia nella prima fase di tavoli che ci sono stati con la coalizione di centrosinistra, e i riflessi che ci sono stati, aggiungo rispetto a quanto hai detto, che se all'inizio eravamo, tra l'altro la proposta è venuta direttamente da loro di entrare nel tavolo e di confrontarci, nel momento in cui c'è stata l'entrata invece dei 5 Stelle non ci hanno detto neanche grazie, nel senso, siamo totalmente spariti dalla loro considerazione, ma anche da come la stampa, che sui quotidiani, in particolare sul Messaggero Piccolo, è molto da sempre vicina al centro-sinistra, l'opzione è stata quella di cancellarci. Non sentiamo più. Stefano, sei di nuovo muto, sei disattivato. Stefano? No, secondo me c'è un... Mi dai voce? Stefano, sei temo disattivato. Temo che ci sia un problema di connessione, perché ho visto... A vedere se c'è la possibilità. Partiamo. Mi senti? Sì, adesso sì. Ah, era sparito. Allora, dicevo che la proposta che c'è stata... di trovare un accordo con il terzo polo è stata tanto più convincente quanto è stato possibile confrontarci con Maran, in particolare Pietro Pipi ha avuto degli incontri ci siamo trovati su molti punti sul lavoro da fare, poi conoscendo anche il suo passato e anche il suo... Gli altri sono connessi. Ma abbiamo perso la connessione qui. E com'è possibile? C'è un blackout. Ad avere una rappresentanza, parliamo del gruppo di partiti che si presentano nel simbolo,
Per quello che ci riguarda, l'idea che abbiamo avuto è quella di concentrare un candidato per ogni collegio, perché sono 5 collegi, Pordenone, Udine, Tolmezzo, Gorizia e Trieste. Quindi recuperare le preferenze per noi può avvenire dal momento in cui c'è chiara indicazione da parte di Più Europa che per sostenere il nostro movimento all'interno di questa mini coalizione è necessario esprimere la preferenza sul candidato che rappresenta Più Europa. Anche i criteri che abbiamo cercato di valutare per scegliere o trovare tra i compagni quelli disponibili a candidarsi è proprio essere iscritti a Più Europa con attività militante, quindi riteniamo che per un impegno del genere ci debba essere la disponibilità a spendersi e non possiamo avere persone che danno disponibilità e poi non a questo non segue un effettivo impegno. Quindi su questo abbiamo cercato di definire e trovare delle soluzioni, una soluzione, ci siamo arrivati, stiamo arrivandoci, e resta un tema che avevo un po' sollevato, che è quello che anche non riuscissimo a essere rappresentati, è importante che in Consiglio regionale sia presente il gruppo con la denominazione e anche il, come si può definire, l'imprinting, per cui ci sia Più Europa all'interno del Consiglio regionale come gruppo insieme agli altri due partiti, quindi metterlo nero su bianco nell'accordo che ci sarà con Azione e Italia Viva. Questo perché permetterci comunque di riuscire a incardinare delle iniziative anche nell'ipotesi in cui non riusciamo ad avere degli eletti. Questo per cercare di dare un senso anche alla nostra partecipazione. Sui temi abbiamo cercato di individuare dei punti che ci rendono riconoscibili, ma soprattutto che siano un po' legati anche a quanto è accaduto, ad esempio sui diritti civili. La proposta che poi abbiamo messo a punto con Giacomo De Peru, il nostro iscritto, già anche presidente, ex presidente degli Arcigay del Friuli Venezia Giulia, è quello di inserire all'interno delle scuole i progetti contro l'omofobia. Questo perché? Perché 15 anni fa era stato inserito proprio su progetti di Arcigay questa serie di iniziative nelle scuole e Federica, il centrodestra, li ha cancellati. Vi dico che come docente il tema dell'omofobia e anche della sessualità all'interno delle scuole è un tema molto, molto particolarmente non affrontato, e quello che hanno fatto il centrodestra, quello sulle fantomatiche teorie gender e company, hanno proprio cancellato i progetti. Quindi questo è un tema che noi vorremmo che venisse anche in campagna elettorale portato avanti. Il secondo è quello della possibilità di implementare l'uso della democrazia digitale, no? Con tutta una serie di la possibilità di presentare referendum con lo SPID, con le proposte di legge, tutta questa serie di innovazioni che ancora non sono possibili. Quindi su altro magari ci confronteremo anche con quanto stiamo facendo in altre regioni, no? Se ci sono altri spunti da inserire. Però vorremmo comunque concentrarci su temi che siano caratterizzanti.
Nel frattempo abbiamo colto l'occasione anche di questa iniziativa che si sta portando avanti per riannodare tutta una serie di iniziative sulla giustizia, in particolare insieme al Nessuno Tocchi Caino. Ieri abbiamo organizzato a Pordenone un dibattito con 150 ragazzi all'interno di una scuola e poi un'ulteriore visita in carcere e un incontro con la Camera Penali. E siamo d'accordo con Sergio, con Elisabetta di portarle avanti, di ripresentare un'iniziativa analoga su Tolmezzo e Gorizia a marzo probabilmente. Quindi sfruttare anche la campagna elettorale per riportare i nostri temi. E questo è un po' quello che ci aspetta. E i tempi sono strettissimi perché la raccolta firme deve partire, quindi bisogna avere l'ok sulla modalità di presentazione, i nomi per poi raccogliere le firme in tutti i 5 collegi, sono circa 5.000 firme. Grazie, grazie mille a Stefano. Io, come ho detto a Milano, penso che il tema dei diritti, ma non perché dobbiamo fare quelli che, siccome hanno anche una matrice radicale, devono occuparsi dei diritti. Io penso che chiunque guardi ai partiti liberal-democratici contemporanei in Europa, non voglio andare in Canada, vede un elemento anomalo nei nostri amici del terzo polo, cioè che le libertà personali, che invece sono un tema di discussione ovunque e di connotazione ovunque, non l'unico tema, nel principale, ma insomma, tendono un pochino a scomparire, anche perché questo è un po' nel percorso che hanno seguito. Quindi io credo che sia importante per tutti e anche per loro confrontarsi con i temi dei diritti, non come elemento centrale della campagna elettorale, ma certo non può non essere un elemento importante di una campagna elettorale di forze che si richiamano alla liberal democrazia europea. Chi conosce i partiti che convergono in Renew sa perfettamente quale sia la situazione. Io crederei a Riccardo, che dovrebbe essere collegato, nonostante Riccardo Maggi. Non so se ci sei, Riccardo. Sì, grazie. No, no, non ho particolari cose da aggiungere, anche per piccoli problemi di salute che ho, ma non, no, no, mi sembra esaustivo quello che hai detto tu in apertura e quello che ha aggiunto Stefano. Quindi condivido la scelta e la proposta, grazie. Allora, se ci sono interventi, se no io metterei in. Io mi sono iscritto a parlare. Non lo... Ah, Valerio Federico. Scusa, che non avevo il. Ma figurati, l'ho scritto in chat, grazie, Benedetto. Ma dunque, ne abbiamo discusso con Nicoletta Parisi ed Alessandro Massari, noi voteremo a favore di questa scelta opportuna del partito in Friuli Venezia Giulia. A me pare che sia molto di più questa scelta che una conferma, diciamo, della nostra linea no a coalizioni con i 5 Stelle, perché nei casi precedenti l'ipotesi, oppure anche non solo l'ipotesi, ma messa in pratica, diciamo, si è sempre trattato di nostre liste in coalizione con altri senza il Movimento 5 Stelle. Qua c'è un salto di qualità. Qui c'è una lista unica con il terzo polo. Quindi mi pare che la cosa sia estremamente interessante, vada sostenuta con entusiasmo,
la nostra valutazione è che si tratta di un'interlocuzione vera e propria con il terzo polo, che smentisce questa linea pluricomunicata da molti di voi, anche nel tuo caso, Benedetto, già da in molte occasioni negli organi di Più Europa, cioè che non ci sarebbero stati rapporti né interlocuzioni fino al gennaio del 2024 con il terzo polo. Questa è un'interlocuzione, per quanto a carattere regionale mi pare palese, e quindi secondo noi questa è una scelta che va nella direzione di riprendere i rapporti nel corso del 2023 con il terzo polo, naturalmente nel pieno rispetto di Più Europa, delle proprie stanze, tu parlavi dei diritti, della propria identità, e questo lo vediamo in senso estremamente positivo e in questa direzione che ho delineato. Quindi bene così. Magari chiedo, ecco, per essere un pochino più precisi nella tempistica, la prossima volta di fare magari almeno un passaggio in segreteria, forse anche meglio in direzione, prima che venga comunicata mediaticamente la scelta, anche perché se oggi avessimo dovuto o avessimo deciso in senso opposto sarebbe stato francamente difficile a livello comunicativo smentire quello che già gli impegni che già sono stati presi mediaticamente nel Friuli. Grazie. Grazie. Se c'è qualcun altro, Taradash, Marco. Sì, eccomi. No, io mi sono iscritto perché ho sentito Valerio Federico dire una cosa che secondo me non ha né capo né coda, e cioè che noi avremmo deciso di chiudere ogni possibilità di interlocuzione col cosiddetto terzo polo se non a partire dal gennaio 24. Scusami Valerio, ma quando mai questa cosa è successa? Quando noi abbiamo detto non si parla con il terzo polo, non si parla con Renzi, non si parla con Calenda? Noi abbiamo fatto delle valutazioni. Mando la registrazione, Marco. Sì, mandami la registrazione, anche perché come sai io sono uno di quelli più focosi, quindi sarei molto lieto di ricevere una registrazione in cui io dico non si parla con Tizio o con Caio. Noi abbiamo detto no a una fusione che c'era stata proposta in tempi lontani da amici che ora sono tornati a far parte di Più Europa. Abbiamo avanzato invece le proposte in relazione con Azione, allora, che tutti sanno come sono andate a finire. C'era un patto federativo con Azione, no? Te lo ricordi, Valerio? E questo patto è stato rotto da Calenda proprio alla vigilia delle elezioni, mettendo Più Europa in una posizione di assoluta difficoltà, perché abbiamo dovuto fare una scelta che sarebbe stata comunque costosa e l'avevamo, e quasi quasi la vincevamo pure la sfida che avevamo accettato. Dopodiché Azione e Renzi hanno intrapreso la loro marcia che li ha portati a candidare a Milano non quello che sarebbe stato il candidato naturale del terzo polo, e cioè Carlo Cottarelli, che aveva lavorato sul terzo polo e per il terzo polo, ma hanno proposto una vicepresidente della regione Lombardia che non era stata candidata dal centrodestra a cui apparteneva. Allora, noi abbiamo detto no a quello. Sono state scelte politiche, Valerio, su fatti precisi, non sono state scelte a prioristiche perché noi avevamo deciso di chiudere ogni rapporto. Tant'è che nel momento in cui a Roma si candida un esponente del Partito Democratico su cui anche noi avevamo un'opinione positiva, tutto sommato, io meno di altri, ma tutto sommato positiva, col terzo polo non abbiamo mica fatto la questione se ci siete voi non ci siamo noi, e ci siamo anche parlati, immagino. Lo stesso vale per altre situazioni in tutta Italia, in tutte le elezioni amministrative che ci sono state. L'interlocuzione col terzo polo c'è stata, spesso rotta da loro, per motivi a noi incomprensibili, anche perché si caricavano di candidati che uscivano da altre situazioni e che erano per noi
impresentabili, o perché avevano sottoscritto linee di amicizia con Putin, e questo succede da diverse parti in giro per l'Italia, o perché uscivano dalle aree più incerte politicamente della Lega o di altri partiti del centrodestra. Quindi sono sempre state valutazioni politiche, a partire dalla continuità della nostra azione politica, cercando ogni volta di combinarle con la novità delle politiche del terzo polo, non riuscendoci sempre. Ora, se tu mi fai la cortesia di mandarmi e pubblicare anche su Twitter, su Facebook, le tesi in cui, non per una scelta politica determinata, ma per un motivo di principio, noi, o io, che sono il più focoso, non avremmo voluto avere rapporti col terzo polo, te ne sarò grato, perché farò ammenda e pubblicamente dirò: guardate, mi sono sbagliato, ho detto delle cose che non pensavo allora e che non penso oggi, o che allora pensavo e oggi ho smesso di pensare. Se me lo trovi, io ti ringrazio, ma dubito, caro Valerio, che tu lo troverai. C'è invece, semmai, un atteggiamento opposto da parte di qualcuno, non so di te perché non ci frequentiamo politicamente molto nell'ultimo periodo, che vorrebbe a tutti i costi e sempre un'alleanza anche sulla base di scelte che per motivi fattuali o teorici politicamente noi non condividiamo. Dopodiché se ne parla negli organi statutari, e se ci sono delle idee diverse. Ultima cosa invece sulla campagna elettorale nel Friuli, io suggerirei di porre una qualche attenzione a ciò che succede nella proprietà del porto di Trieste, perché come ho letto la Cina prima voleva fare un'operazione diretta di acquisizione della quota maggioritaria del porto, dopodiché ha fatto un'operazione diversa, si è inserita all'interno di una di un gruppo tedesco che ha acquisito un quarto, credo, delle azioni del porto di Trieste. Comunque c'è sempre un occhio molto attento da parte della Cina sui porti che possono essere funzionali alla Via della Seta, e vorrei che anche noi, non sapendone io molto, però guardassimo e cercassimo di capire bene quello che sta succedendo. Grazie. Vedo la mano di Celentano, Francesco. C'era qualcun altro prima? Ah no, c'era Giulio Del Balzo prima, scusami Francesco. Grazie, io sono contento di questa alleanza con il terzo polo per le elezioni in Friuli Venezia Giulia. Penso che Alessandro Maran sia un ottimo candidato. Credo che uno dei problemi per cui spesso si finisca nella discussione accesa che c'è stata poco fa è che si discute molto poco dei programmi, del cosa fare. Credo che se discutiamo di programmi, automaticamente stare col 5 Stelle non diventi un'opzione, ma proprio se abbiamo i programmi come criterio distintivo delle alleanze che facciamo, vedendo successivamente i loghi, credo che arriviamo alla discussione più forti e potendoci confrontare su tematiche di merito. Quindi spero anche che Santana Rossa, che sta coordinando questo progetto per le regionali, ci informi un po' su quelle che saranno le proposte di più Europa per il Friuli Venezia Giulia, appunto portate avanti da chi, dagli iscritti nel nostro territorio che conoscono al meglio questa regione. Credo che con un approccio sul programma avremmo evitato tante altre situazioni simili. Anche abbiamo visto alleanze che si sono rotte, di certo non per divisioni programmatiche, ma per questioni di mala gestione dei rapporti politici. Quindi forse a questo dobbiamo stare attenti. Per il resto, bene che questa volta si vada insieme al terzo polo e si lavori per l'unità delle forze liberali, un'unità che soprattutto deve essere data dal lavoro di contenuti che già avevamo avviato tutti insieme, anche assieme al tavolo programmatico del professor Cottarelli. Grazie a tutti e buona serata. Celentano. Sì. Ciao a tutti, brevissimamente, ovviamente sono favorevole a questa cooperazione con il terzo polo, penso possa essere, come diceva bene Valerio, l'inizio di una, speriamo, apertura, e quindi ci tenevo a ringraziare pubblicamente il segretario, perché non è mai scontato cambiare idea o quantomeno aprirsi a diverse prospettive.
quindi proprio perché condivido e ricordo, devo dire anche io, un po' di alcuni spunti che ha dato Valerio rispetto a certe chiusure a cui abbiamo assistito, e poi porto ancora con grande dispiacere il ricordo di quell'alleanza con Di Maio, il capo dei 5 Stelle, con tutto quello che ha significato. Sono felicissimo di questo primo passo, spero, e aggiungo, io non sono tra i terzopolisti assolutamente contrario a ogni forma di fusione, perché credo che, come diceva bene Benedetto, al terzo polo manchino alcuni aspetti, penso a quelli legati ai diritti, questa credo che sia una cosa evidente, non voglio dire che siano contro i diritti rispetto a noi, ma sicuramente non è un loro tema centrale, e penso proprio per questo che noi potremmo essere il valore aggiunto in una costituenda coalizione, che per me non deve assolutamente portare allo scioglimento di Più Europa, che è un partito con una propria storia, una propria autonomia e che porta in sé dei valori. Quindi grazie e buon lavoro. Ma grazie mille. La notizia della mia conversione sulla via di Damasco del Terzo Polo la trovo leggermente esagerata. Io dissi certamente, però spero che Valerio non si riferisse a questo, ma insomma poi andiamo de plano. Io dissi nella prima assemblea, che però era la prima assemblea dopo questa cosa qui, dissi una cosa, cioè della serie, poi dei rapporti col Terzo Polo ci occupiamo in vista delle europee, cioè da gennaio in vista delle europee da gennaio del 2024. E siccome poi le europee sono più vicine, come testimoniato dalla cosa di Milano, dove ho detto le cose che ho sempre detto negli ultimi 5 anni, credo, a differenza di altri del Terzo Polo, senza cambiare idea sulla fusione, Celentano probabilmente sa che l'idea della federazione e non della fusione tra partiti l'ho portata avanti da solo, intendendosi rispetto agli altri interlocutori, quasi in modo monotono, ma convinto per anni. E anche l'evoluzione che c'è stato dopo l'incontro di Milano di metà gennaio, in cui alcuni evocavano la costituzione del partito unico, a partire da chi quella assise avevano convocato, poi Calenda aveva detto facciamo terzo ponte, facciamo il partito unico, mi sembra di capire che con qualche previsione avevamo individuato quella che a mio avviso è la via più, se dobbiamo giocare su un mese avanti e indietro, ma insomma, cioè che si arrivasse alle elezioni europee nello schema europeo, e quindi considerando, senza dare nulla per acquisito o per scontato, perché la nostra forza, io credo, è essere quella, sperando che non ci autosciogliamo, è quella di essere una forza autonoma che ha maturato in questo poco tempo, in questi pochi anni, un profilo politico e una densità politica che altre esperienze, che certamente hanno avuto magari più slancio a un certo punto, ma che altre esperienze non hanno avuto. Più Europa ha una identità e un profilo politico legato innanzitutto alla testimonianza e al volto e alla storia e al futuro di Emma Bonino, ma è una forza che ha davvero i crismi liberaldemocratici. Altre forze hanno, anche sulla giustizia, sui rapporti, sui diritti esclusi, perché pensano a una cosa un po' più sincretista in cui metti assieme un po' di tutto. Noi abbiamo il nostro profilo politico e quindi non è che c'è un cambio. Avremmo fatto volentieri questa cosa anche in Lombardia. Poi in Lombardia presumibilmente avremmo presentato una lista da soli, come abbiamo fatto e stiamo facendo nel Lazio, dove partecipiamo a una coalizione in cui c'è la lista del Terzo Polo e c'è la lista di Più Europa, che sono entità distinte, continuano a rimanere entità distinte. Nel caso del Friuli, però, tengo a precisarlo, a differenza della Lombardia, rileva il candidato presidente, perché Terzo Polo in Lombardia ha fatto una scelta,
quella di un candidato presidente come Letizia Moratti, che per me, e non solo per me, non era una scelta liberal democratica. Anche Maran credo che venga addirittura dal PC, però è un riformista, è diciamo ormai assimilabile, credo che si autodefinirebbe così, è un liberal democratico. La Moratti no, quindi non è che c'è nessun automatismo. Se andassimo in automatismo perderemmo la nostra autonomia. Nel caso del Friuli Venezia Giulia, anche in ragione del candidato, diciamo, stavano facendo anche scelte diverse sui candidati, e io non avrei fatto questa proposta con candidati connotati in modo diverso. Ma ripeto quello che ho detto a Milano, credo con una qualche chiarezza, per quel che mi riguarda, lo schema, Celentano lo richiamava, in questo siamo perfettamente allineati, dopo l'esperienza che abbiamo, brevissima, che abbiamo vissuto insieme a proposito di Terzo Polo, con la candidatura di Scalfarotto alle ultime elezioni pugliesi, che era non andò bene, ma comunque era un precursore di una candidatura su cui di Italia Viva su cui convergeva Azione e anche noi, anche senza simbolo. Quindi poi lo ripeto, perché su questo non c'è nessuna novità. Poi sui tempi, io ho sempre pensato, ma era quello che diceva chi partecipava alle riunioni, era esattamente quello che diceva Calenda, e quell'alleanza con Calenda non si ruppe per ragioni politiche o per ragioni, men che meno per ragioni programmatiche, si ruppe per le note vicende su cui è totalmente inutile ormai tornare, ma che non riguardavano il programma e che non riguardavano la politica, hanno riguardato altro. Detto questo, quindi, io, se voi siete d'accordo e se non c'è nessuno che ha obiezioni su questo, userei la formula del consensus e quindi dell'unanimità. Se ci sono obiezioni, mettiamo i voti. Quindi, deliberando la partecipazione di Più Europa, con le avvertenze che cercheremo di cui cercheremo di far tesoro, di cui diceva Stefano, cioè che la denominazione del gruppo resti quella delle tre forze, chiunque siano gli eletti, di deliberare di partecipare a una lista insieme ad Azione e a Italia Viva a sostegno di Alessandro Maran, candidato presidente della regione Friuli. Quindi, se non ci sono obiezioni o pareri contrari, io non ce ne sono, mi sembra di capire, quindi così deliberiamo. Perfino il mio intimo amico politicamente parlando, Matteo Riva, grande sostenitore della segreteria della Vedova, ci ha fatto l'onore di essere presente in sede, e quindi con questo io vi ringrazio e vi saluto. Grazie mille, buona serata. Ciao signori. Ciao a tutti. Ciao, buona serata. Buona serata. Ciao, buona serata. Arrivederci a tutti, buon appetito.